22 giornate di Ligue 1 e il dominio del Paris Saint-Germain è la cosa più chiara che c'è nell'esagono in questo momento. 12 punti di vantaggio quando non siamo nemmeno arrivati a due terzi del campionato, e il Paris Saint-Germain sta continuando sostanzialmente la sua corsa in solitaria, quando si sta avvicinando anche finalmente, verrebbe da dire, la Champions League, che poi lo sappiamo è l'obiettivo principale non da quest'anno per quanto riguarda la squadra di Thomas Tuchel. Il successo largo nei confronti del Montpellier ha messo ancora una volta in evidenza quello che è l'arsenale enorme a disposizione del tecnico tedesco, che può permettersi di gestire tutte le sue stelle, può permettersi di applicare un turnover ragionato, tanto comunque qualcuno là davanti che fa la differenza c'è sempre, dai Di Maria agli Mbappé, insomma tutto quello che può servire per rendere questa stagione, questo campionato un monologo. Dietro si fa fatica, dietro la prima delle terrestri è e rimane il Marsiglia, che però trovato ancora una volta nel Bordeaux e nella trasferta di Bordeaux un ostacolo insormontabile per questo tipo di situazioni, per questa trasferta sembra veramente una maledizione, perché se andiamo a vedere l'ultimo successo dell'OM in Gironda risale all'ottobre del 1977, sono cambiate tantissime cose da allora, è passata un'eternità, eppure Marsiglia non è mai riuscito a vincere. In mezzo c'è stata anche la storica vittoria in Coppa dei Campioni, eppure non è mai arrivata quella vittoria. Nella gara di questo weekend, nello 0-0 che la squadra di Villas-Boas ha strappato nel derby portoghese contro quella di Paulo Sousa, è andata anche bene all'OM, tra traverse, parate di Mandanda, è comunque un punto guadagnato per quanto riguarda il Marsiglia, che però, l'abbiamo detto, è ad un divario, ad un distacco veramente importante, e deve cominciare anche a guardarsi alle spalle, perché alle spalle del Marsiglia sta arrivando il Rennes, che ormai è a distanza piuttosto ravvicinata, che ha vinto una partita incredibile 3-2 al 98esimo nel derby bretone, anche se la geografia attuale della Francia non mette Nantes e Rennes nella stessa regione, ma di derby si tratta. Vincerlo così all'ultimo istante di recupero chiaramente fa tutta la differenza del mondo, ed è un Rennes che nonostante non abbia tutta questa solidità e tutta questa capacità di essere continuo durante la stagione, è lì al terzo posto e chiaramente guida quella che può essere una riscossa di squadre medio-piccole. C'è anche Lille, che ha vinto in rimonta su un campo complicato come quello di Strasburgo, e poi inizia tutta una serie, una parte di classifica magmatica, tantissime squadre in pochissimi punti, tante ambizioni. C'è un Lione che è uscito sconfitto dalla gara in Costa Azzurra contro il Nizza, ridimensionato dalla doppietta di Kasper Dolberg, una squadra, l'OL, che ha messo a segno alcuni colpi nella sessione di mercato, soprattutto uno, Carlo Tocoe Cambi, ex attaccante dell'Angers, che sta trovando decisamente la via del gol, non è una novità, lo faceva anche quando giocava con la maglietta bianconera. Nonostante questo gol è arrivata una sconfitta, la prima del 2020 per quanto riguarda la squadra di Garcia, contro il Nizza. Nizza che, guarda caso, con questo successo può tornare a ambire, ad avere anche delle velleità per quanto riguarda una posizione europea. Non siamo lontani da quella situazione, da questo tipo di classifica per quanto riguarda due piazze storiche del calcio francese, ovvero Monaco e il Saint-Étienne. Sono due piazze in questo momento accomunate da una mancata scossa, perché entrambe hanno cambiato in maniera più o meno recente il tecnico, il timone, la guida durante questa stagione, nonostante un iniziale segnale di miglioramento. È stato il caso per esempio del Saint-Étienne con l'arrivo di Claude Puel. Ebbene, nonostante un buon inizio, ora nelle ultime partite si fa abbastanza fatica a riconoscere la mano dell'ex tecnico bandiera di OL e Nizza. Lo stesso discorso probabilmente si può anche applicare per quanto riguarda il Monaco, archiviato il Jardim 2.0, possiamo chiamarlo così, senza troppa convinzione forse
si era creduto di poter tornare ai fasti di un tempo, ebbene l'arrivo di Moreno non ha dato tutte quelle certezze, tutto quello scossone che ci si poteva aspettare con il nuovo tecnico, nonostante il capocannoniere, un attaccante di primo livello come Ben Yedder, il Monaco riesce a farsi male da solo, perché anche la gara, la sconfitta clamorosa contro un Nîmes che è penultimo in classifica, e c'è un motivo, è arrivata addirittura giocando in un'ora, praticamente 9 contro 11 per la doppia espulsione alla mezz'ora di Gelson Martins e dell'ex milanista Bakayoko. Insomma, la classifica non preoccupa per il semplice fatto che comunque il terzultimo posto è abbastanza lontano. È vero però che in questo modo, andando avanti in questa maniera, avvicinare anche la zona Europa, che dovrebbe essere d'obbligo per due piazze come Monaco e Saint-Étienne, potrebbe essere davvero molto complicato. Tutto questo alla vigilia di un turno infrasettimanale che potrà dire qualcosa di molto importante, a cominciare, e qui torniamo alla vetta della classifica, alla parte da cui abbiamo iniziato, con un Paris Saint-Germain che sarà impegnato contro il Nantes, chissà, per continuare ancora una volta a fare il vuoto.